Ernesto, il volontario della Caritas, apre uno dei 6 lettini sistemati nel salone della Cittadella della Carità. Con le temperature rigide dell'inverno inevitabilmente aumenta il numero dei senzatetto che si rivolgono al centro di accoglienza di Via Morelli e Silvati per trovare un posto dove dormire. Ieri sera altri 2 giovani immigrati sono stati accolti nella struttura della Caritas sulla scia del pesante incremento di bisognosi. Altri poveri finiti per strada e clochard busseranno alla porta del dormitorio. Esauriti i giacigli disponibili, occupati gli altri 27 letti, per fronteggiare l'emergenza i volontari hanno sistemato nel salone della Cittadella della Carità altre postazioni dove poter dormire e riprarsi dal gelo della notte. Ieri altri 2 giovani immigrati provenienti dai comuni dell'Interland sono stati accolti dalla struttura. Altri senza tetto, in previsione dell'aggressione delle temperature e l'arrivo della neve, si rivolgeranno al centro diretto da Dom Italiano della Sala per trovare rifugio. Si tratta soprattutto dei cosiddetti nuovi poveri, pensionati di occupati che resistono dormendo in auto per strada o tra le macerie di ruderi pur di tenere nascosta la propria identità per vergogna o dignità. Dom Italiano sabato scorso, in occasione della giornata del Banco Alimentare, aveva lanciato l'allarme per la presenza sempre più consistente di famiglie di invisibili che, impossibilitate a pagare le bollette del gas, rinunciano al riscaldamento, mettendo così a repentaglio la propria salute. L'emergenza non concede tregue o scampo, come l'inverno in Irpinia. Soprattutto è un pericolo per i più fragili e indifesi. Nonostante gli appelli, non c'è nemmeno un censimento in prefettura o in comune dei poveri per strada. Mancano le strutture e i volontari per rendere meno drammatica l'accoglienza. In questo contesto di grave emergenza, l'apertura dell'albergo dei poveri nel convento delle Oblate, annunciata nell'ottobre scorso, potrebbe tamponare le tante falle provocate da disorganizzazione e indifferenza. L'edificio, però, è ancora interessato da lavori per ripristinare gli ambienti e attrezzarli per la permanenza dei bisognosi. Si spera, per Natale o per il nuovo anno, di aprire le porte dell'albergo. Potrebbe essere questo l'atto d'amore del vescovo Arturo, il dono di Natale per chi spinge per la solidarietà, quella concreta.